In questa lezione parleremo del ruolo della Chiesa nel primo alto medioevo e del monachesimo. Per prima cosa dobbiamo ricordarci che la Chiesa ha un ruolo fondamentale per garantire unità religiosa e culturale e per trasformare quel variegato mondo barbarico che era entrato dai confini in un'entità più o meno unitaria, legata perlomeno da valori comuni. In questo caso, la Chiesa non fa altro che rifarsi alla vocazione all'universalità tipica dell'impero romano. Questo atteggiamento è anche favorito dal fatto che il clero era formato dall'aristocrazia romana, tanto che la lingua che rimane all'interno della Chiesa è proprio il latino. Ma vediamo ora quali sono stati i passaggi che la Chiesa ha dovuto effettuare per arrivare ad essere una delle due principali istituzioni di tutto il Medioevo. Innanzitutto, la Chiesa doveva creare una propria organizzazione che soprattutto andasse a sostituire in vari aspetti, tra cui quello della protezione ai cittadini, le strutture che erano state dell'impero romano. È inoltre necessario, da un punto di vista religioso, continuare l'opera di evangelizzazione. Infine, è necessario che qualcuno si occupi della salvaguardia dell'immenso patrimonio culturale lasciato dalla tradizione greco-latina. Per quanto riguarda l'organizzazione, i passaggi sono diversi. Ricordiamoci innanzitutto che ad est, nell'impero bizantino, vige il cesaropapismo, ovvero l'imperatore dà delle direttive anche alla sfera religiosa, quella gestita dal patriarca di Costantinopoli. In Occidente, la Chiesa gioca molto sul ruolo dei vescovi, che spesso risiedono in città e riescono a mantenere, seppur in minima parte, viva questa realtà che era stata tanto importante nell'epoca classica. Questi vescovi, che, come abbiamo detto, provengono molto spesso dalla classe dirigente romana, vengono impiegati anche in ambito civile e politico. Puoi quindi vedere come la Chiesa si stia proprio sostituendo alle antiche istituzioni laiche. Viene poi affermato il primato di Pietro, Leone I, il papa che si dice avesse fermato Attila, aveva appunto sostenuto che le decisioni, ciò che era stato detto, ciò che veniva deciso dal vescovo di Roma, aveva un valore maggiore all'interno della Chiesa, proprio perché il Papa sarebbe stato il diretto erede di Pietro, considerato appunto il primo dei papi, e che quindi fosse l'erede di colui che era stato investito direttamente da Gesù. Infine, la Chiesa riesce ad affermare la propria autonomia e addirittura tenta la supremazia sul potere temporale. In particolare, Gelasio I aveva affermato l'autonomia della Chiesa di fronte all'imperatore di Costantinopoli. Aveva poi dichiarato l'esistenza sì di due autorità, quella spirituale e quella politica, cioè la Chiesa e l'impero, e aveva anche affermato che entrambe fossero di origine divina. Tuttavia, il potere politico deve operare per realizzare la volontà di Dio che si esprime attraverso il Papa. In questo modo, attraverso questa fitta serie di ragionamenti, si arriva appunto a supporre che fra le due autorità, quella a cui bisogna prestare l'ascolto finale sia appunto la Chiesa. Guardiamo cosa significa evangelizzare. Allora, innanzitutto la Chiesa prende la decisione di continuare la sua opera di evangelizzazione sia in mezzo ai barbari, che molto spesso sono ariani oppure sono ancora pagani, oppure nelle campagne che non erano state raggiunte dalla parola di Gesù e che infatti si convertono solo in una fase, conclusiva dello sviluppo del cristianesimo, e infine un'evangelizzazione nelle zone periferiche dell'impero. Questa conversione, in particolare quella dei Germani, ha un duplice scopo: uno scopo religioso, ovvero estirpare l'arianesimo, e uno scopo politico, eliminare alcuni fattori di separazione fra le varie popolazioni germaniche, favorendo lo sviluppo di caratteri comuni. Fra il V e il VI secolo, la Chiesa infatti si pone il compito di elaborare delle credenze e dei comportamenti che segneranno poi lo stile di vita del Medioevo.
In particolare nelle campagne, viene portato avanti il culto dei santi, che serve appunto a sostituire in maniera non traumatica il passaggio fra il culto politeista e quello monoteista. L'evangelizzazione, quindi, si muove in queste zone: Irlanda e Britannia, zone periferiche dell'impero, fra pagani e ariani, e infine nelle campagne. Un ruolo estremamente importante all'interno di questo sistema giocano i monasteri. I monasteri sono una cellula perfettamente organizzata, non solo di preghiera, ma anche di rifugio, di produzione, e quindi garantiscono, oltre all'aspetto spirituale, quell'aspetto di protezione che, come abbiamo detto all'inizio, la Chiesa cerca di ottenere per potersi sostituire alle strutture imperiali. In più è anche un grande centro di evangelizzazione e vedremo nello specifico perché possiamo affermarlo. Infine, sarà il centro della prima fase della salvaguardia culturale del patrimonio artistico e letterario greco e latino. Andiamo a parlare a questo punto del monachesimo. Il monachesimo è un atteggiamento che comincia a svilupparsi a partire dal III secolo d.C. nei territori bizantini. Il termine monaco deriva dal greco monax, derivato di monos, ovvero solo. Quindi i monaci sono coloro che vivono in maniera solitaria. Lo scopo è vivere la propria spiritualità lontano da tutti gli affari mondani. In Oriente possiamo trovare due tipologie di monaci, i cosiddetti anacoreti e gli stiliti. Gli anacoreti sono sostanzialmente persone che scelgono individualmente una forma di vita eremitica. Si tratta quindi di un isolamento volontario, fatto di ascesi mistica dovuta alle mortificazioni corporali, come lunghi digiuni, astinenza dal sonno, astinenza dal cibo. Dopo tempo vengono circondati da un'aura leggendaria, tanto da cominciare a raccogliere intorno a sé una serie di discepoli. Abbiamo poi gli stiliti, una forma ancora più estrema di eremitaggio. Gli stiliti spesso vivevano in mezzo al deserto, accovacciati sulle colonne, in preda a digiuni lunghissimi, bruciati dal sole e dalla sete. Il monachesimo che prenderà piede in Occidente non sarà però di stampo eremitico, bensì cenobitico, ovvero di comunità. Verranno creati quelli che chiamiamo appunto monasteri, e che hanno a capo un abate il cui compito è quello di far applicare le regole. La vita comunitaria, infatti, deve basarsi su un regolamento condiviso che permetta la coesistenza e la convivenza. Si tratta di un movimento meno indipendente dalla Chiesa, che sorge molto spesso in accordo con i vescovi. Fra i primi monaci dobbiamo ricordare Martino da Tours, che dopo una fase eremitica aveva deciso di costituire una serie di monasteri, San Patrizio, che fra il 431 e il 432 aveva cristianizzato l'intera isola irlandese, perché dobbiamo sapere, dobbiamo ricordarci che gli irlandesi avevano avuto rarissimi contatti anche con i rari romani della Britannia e di conseguenza non avevano conosciuto il messaggio evangelico. Sempre dall'Irlanda partirà San Colombano, che nel VII secolo fonderà in Italia l'abbazia di Bobbio. L'Irlanda, benché fosse una nazione di recentissima cristianizzazione, diventerà un punto di partenza per la diffusione del cristianesimo sia nel nord che nel centro d'Europa. Inoltre, esso manterrà delle caratteristiche peculiari, in particolare aveva ereditato dall'ascetismo, dall'eremitaggio, dagli eremiti orientali, il monachesimo irlandese aveva ereditato un forte ascetismo, fatto di digiuni, di veglie e di punizioni corporali. Ma la sua principale caratteristica era la peregrinatio, ovvero un esilio volontario ai limiti estremi del mondo, nelle campagne, nelle foreste, che molto spesso diventa missione, ovvero si pone il compito preciso di evangelizzare chiunque si incontri, anche a costo della vita. Un particolare tipo di monastero molto importante in tutto l'Alto Medioevo e fino agli inizi del Basso Medioevo
è quello di natura benedettina. Benedetto da Norcia, che aveva vissuto la prima parte della sua vita come eremita a Subiaco, aveva fondato insieme ad alcuni discepoli nel 530 il monastero di Montecassino. Nel 540 aveva poi dettato la famosa regola Ora et Labora. La regola non è nient'altro che un corpus di norme valide per i religiosi che appartengono al monastero. Innanzitutto, i monaci devono prendere i voti di povertà, carità e castità. Inoltre, devono organizzare il proprio tempo secondo appunto l'ora, ovvero la preghiera, et labora, e il lavoro. La regola benedettina ha una caratteristica veramente innovativa. Il lavoro manuale, soprattutto il duro lavoro nei campi, che era stato disprezzato in tutto il mondo greco-latino, tanto che era sempre destinato alle classi più umili o agli schiavi, viene improvvisamente riscattato. Il lavoro rappresenta il miglior percorso di purificazione e mortificazione di una vita dedicata a Dio, e al pari della preghiera è il mezzo di crescita personale e di glorificazione di Dio. La regola benedettina, rispetto ad altre regole dello stesso periodo, evita gli eccessi delle mortificazioni corporali. Benedetto sa benissimo che gli abati sono guide di esseri umani e non di asceti. Tuttavia, in un primo periodo, la regola benedettina non ha molto successo, ma comincerà a diffondersi ampiamente a partire dal pontificato di Gregorio Magno, dal 590 al 604. E diventa anche protagonista dell'evangelizzazione degli Angli e dei Sassoni. La giornata all'interno del monastero è scandita in maniera estremamente rigorosa. Questa organizzazione così precisa permette al monastero di diventare una cellula efficiente anche nelle attività produttive. In certi monasteri addirittura si potrà commerciare il surplus agricolo. I monasteri diventano dei complessi autosufficienti, in cui è presente un dormitorio, una foresteria, un mulino, la biblioteca, il cimitero, l'oratorio, il forno, la cucina, l'orto, le officine. I monaci coltivano la terra e inoltre si dedicano allo studio e alla copiatura dei testi classici. Il monastero diventa quindi un luogo sia di meditazione che economico. Inoltre, ritornando al tema della protezione che la Chiesa vuole offrire alla cittadinanza ormai in balia di una storia che manca di strutture organizzative, i monasteri diventano una concentrazione, diventano il nucleo originario di piccoli borghi, perché possono offrire cibo, protezione e lavoro. La diffusione dei monasteri è soprattutto rurale. Solo in una seconda fase i monasteri benedettini cominceranno a sorgere anche all'interno di città già costituite. Tuttavia, il loro sorgere in campagna o in luoghi, poco trafficati non significa che, come abbiamo appena detto, proprio in quei luoghi possa sorgere successivamente un nuovo borgo e di conseguenza una nuova città. Ricordiamoci che il crollo dell'impero aveva dato alla Chiesa l'occasione di muoversi senza più limitazioni date dal potere politico. La Chiesa, quindi, riesce a opporsi concretamente alla nuova egemonia dei barbari, si fa protettrice della popolazione romana e nel frattempo acquisisce competenze in ambito politico, giuridico e militare. Si dedica anche all'amministrazione delle città o di quanto resta di esse e quindi ne amministra anche la giustizia. Molto spesso si pone come unico baluardo di difesa, sia con le chiese che con i monasteri, in caso di razzie. E inoltre diventa mediatrice nella spartizione delle terre fra i cittadini romani e i nuovi invasori germanici secondo le regole dell'ospitalitas. Molto spesso la chiesa cerca di curare e sostentare i cittadini attraverso approvvigionamenti o di tipo urbano, oppure attraverso la fitta rete dei monasteri. Questo atteggiamento porterà la Chiesa ad entrare in conflitto con il cesaropapismo romano e abbiamo anche visto come appunto la Chiesa occidentale
risponde in maniera assoluta al giogo, al tentativo di aggiogarla da parte dell'impero bizantino. Entrando nello scriptorium ci trovammo in un opificio di sapienza e di pietà e di scienza, in un bastione di fortezza, in un ricettacolo di santi. In ciò, dicevo a me stesso, risiede la grandezza dell'ordine benedettino, nella produzione e riproduzione della conoscenza, nel difendere il tesoro del mondo cristiano e la parola stessa di Dio. Finché queste mura resisteranno, la parola divina sarà custodita. Dobbiamo inoltre ricordare che la Chiesa si pone come unico baluardo di salvezza per il patrimonio letterario greco-latino. Nascono infatti proprio all'interno dei monasteri degli scriptoria, ovvero dei luoghi con annessa biblioteca in cui i monaci amanuensi, i monaci copiatori, si dedicano alla trascrizione, alla copiatura dei testi classici. Le biblioteche diventeranno dei centri molto importanti anche a livello culturale e con esse in generale la Chiesa. Le biblioteche dei monasteri benedettini sono famose per il loro grande patrimonio librario e intorno alle chiese o dentro i monasteri cominciano a sorgere delle scuole per l'alfabetizzazione delle persone.